Proviamo a molla? No, ma non è che la trasmettono, è una prova per fare un po' un programma su Rai 3. Se piace poi vai su Rai 3. E c'è sta dietro Gigi Proietti, capito? Che hai trovato di qua? Hai incontrato? Romina Power sull'Appia. Romina Power? Veramente? Da sola? No, ha appena lasciato il bar. Si è messo un po'. Signori! Stavo cercando il filo. Lucio, tu sei un coraggioso, veramente. Io ti ammiro da... che senso, hai capito bene? Che tutti sensi. Vai, signore e signori, Lucio! Lucio, vai! Dai, Cortango, vai! Vabbè, praticamente ho presentato uno sketch sui lavori a casa che già di per sé sono stressanti, specialmente se cambiano persone sbagliate. Poi a me si è appena presentato l'elettricista, è venuto e mi ha detto subito: voglio una birra. Ho detto: come la vuoi? Dice: alla spina. Dice: e quante? Poi, dammene un'altra, alla fine per fargli per attaccare la luce gli ho dovuto dire 220 volt. Poi a un certo punto è arrivato il muratore e dice: devo firmare il contratto. E dice: io firmalo. Dice: dove devo mettere la firma? E mettila in calce. Dopo è entrata la persona che stava facendo gli esterni. Dice: tutto, ma gli esterni li devo fare a Cortina. Ho detto: no, me li fa qua a Roma. Poi abbiamo fatto un piccolo intervallo per pranzare, faceva caldo e ci siamo fatte delle pezze maniche. Poi abbiamo cucinato dei pesci, abbiamo messo dei pesci ed è rimasto solo uno, che aveva mandato tutti gli altri via, era uno sgombro. Poi a un certo punto è arrivato il pittore molto vanitoso e mi ha detto: ma come sta questa tuta? Ti sta pennello, sei un pittore. Poi a un certo punto è comparso Robin Hood. Ho detto: Robin Hood, che devi fare, che vuoi? Io devo levare tutte le porte e devo fare gli archetti. Già, da dove comincio? E segui le frecce. Comunque l'unica persona che veramente ha lavorato benissimo è stato il decoratore, mi ha lasciato di stucco. Poi a un certo punto quello che sta montando la tenda è caduto, una vera tegola. Stava montando la tenda, dove è finito? Nel canale. E vabbè, poi è continuato così. I prossimi lavori vi racconterò di solito. Grande Lucio! Puoi aspettare un attimo qui, se intanto magari... Ma quella del palo? No, quella del palo, quella del palo, quella del palo, tu. Che pensi che sia Lucio? Bello! Quella del palo, è arrivata... Questa, eccolo! È arrivato... Voglio presentare Lucio, un grande comico. Lui fa le battute sul palcoscenico. Ah, ecco! Ti devo menare! Vabbè, adesso... No, adesso corro via, capito? No, che davvero. Sei attento, eh? Io se ho una parola a poca, due sono cazzotti. Sì. Eh? Del a chi? Cambiamoci. Io tu no, io ero io facevo la box. La box? Eh no. Io ce l'ho tagliato più che volte. Io ero... Hai capito? C'ha 8 anni di ping pong. Io ero pesi mezzi scemi, perché noi eravamo... No, era uno proprio pesante. Una parola in tutti poi... i sensi. Metti così che ti siete bene, ecco. No, io ero uno pesante in tutti i sensi, hai capito? Avete sfondo sul serio,
Ma hai capito? Se non mica sta scherzando, due mondi a confronto volevamo mettere questo. Ma tu sta zitto che dopo Pelati c'è Pavorsugo, sta a te. Io vengo dal Barpedone, uno dei peggio bar di Caracas. Da chi? Dal Barpedone. E un bar che ci vuole solo a piedi. Sì. Si chiama Barpedone. E ci va a me che non ci può andare. Io ti faccio venire. Venivo sotto a casa col castagna. Te ci dopo, ma chi è? Scegli che te sfondo. Hai capito? Ho capito. Io so così, eh. Ma molte dico una cosa. Sono passato al supermercato. Sì. Dentro allo scaffale sentivo una voce. Allo scaffale dei biscotti. No, ma si accomodi, ma no, ma dopo direi, ma qua no, venga. Erano i gentilini. Ragazzi, questo è quello. Sono stato in pizzeria, no? Silenzio? E pizzettaro, ho messo una pizza dentro. E si sentiva una voce. Mi cuocio, non mi cuocio, sì, mi cuocio. Era una capricciosa. No, vabbè, calmatevi, calmiamoci, la prego. La prego, ha ragione. Chiedi a mia moglie quello che ho fatto. No, la prego si calmi. La beccata è da sua, ora ha fatto una battuta così. E praticamente lui si è arrabbiato. Ragazzi, vi metti in forma, fate un governo, forza, vedo che siete proprio. Andiamo, ci siamo quasi. No, io se c'è come alleato quello lì, io non mi ci metto. Non mi ci metto, mi dispiace. Certo, ha ragione. Vabbè, dai. Vabbè, andiamo. Ciao. Alla prossima. Bravo. Ciao Musso, grazie, complimenti, grazie. Bravo. Comicità popolare, comicità spontanea, cose che nascono così che...